è il giorno dell'Unità Nazionale e della celebrazione delle Forze Armate. Al Parco Emanuela Lodi di Via Montello si è svolta questa mattina la cerimonia dedicata al 4 novembre. Di fronte al monumento ai caduti di tutte le guerre è stata schierata la compagnia d'onore Interforze. Erano presenti le autorità politiche e militari, tra cui il comandante della Brigata Sassari, il generale Arturo Nitti, rientrato nei giorni scorsi dal Libano insieme alle sue unità impiegate nell'ambito della missione Leonte inserita nel mandato UNIFIL dell'ONU. Sono state deposte le corone d'alloro ai caduti, benedette dall'arcivescovo padre Paolo Azzei, e sono stati poi letti il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il bollettino della vittoria e la motivazione della medaglia d'oro al milite ignoto. 98 anni fa i soldati italiani, e tra essi i fanti della gloriosa Brigata Sassari, si apprestavano a resistere sul Piave, per poi portare a compimento, in quella che fu l'ultima guerra del risorgimento nazionale, l'unificazione d'Italia. E inoltre è intervenuto Antonio Piredda, presidente della Federazione Provinciale dell'Associazione Combattenti e Reduci. Tre studenti dell'Istituto Agrario hanno dato lettura di altrettanti ricordi di soldati morti o coinvolti nella guerra. Hanno partecipato anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto. Nel corso della mattinata è rimasta aperta ai visitatori la caserma Gonzaga, sede del 152esimo Reggimento Fanteria Sassari, dove sono stati allestiti spazi espositivi sulla Forza Armata e sulle opportunità professionali che oggi l'esercito mette a disposizione dei giovani.